grande delusione perché naturalmente sembrava una partita vinta nel primo tempo, poi qual è successo? Ha preso di più l'espulsione del Pito oppure il gol in fuori gioco del Cinque? Tutte e due, ma veramente stanno sbagliando sempre contro di noi. Per me non va bene così, ma speriamo che sia solamente la ultima volta che succede questo, perché a noi fa troppo male perdere questi punti così. Sicuramente dobbiamo vedere gli errori nostri prima e dopo che gli arbitri non sbagliano più contro di noi. Ma sia l'espulsione di Pitu che l'errore dell'arbitro è soltanto un alibi o comunque bisogna rivedere qualcosa secondo te? No, certo che noi dobbiamo vedere tutti gli errori, come ti ho detto prima, che abbiamo commesso, ma sono episodi importanti in una partita e non è successa la prima volta, quindi spero non accada più. Guardando il futuro è chiaro che ci interessano le tue condizioni di salute, ti abbiamo visto fare per più di 70 minuti e poi meglio lasciare il campo, no? Sì, il mister mi ha detto non rischiare. Credo che ancora mi manca in lo fisico perché non vengo lavorando come da solito. Spero questi giorni mettermi a posto. Ecco, il mister ha detto qualcosa negli spogliatoi? C'è un po' di delusione, amarezza? No, non ha detto niente. Sicuramente la settimana si parlerà tutto. Scusami, non so, al di là della scelta dell'arbitro, ma perché Pito è così nervoso? No, non penso che sia nervoso, è stata una giocata sfortunata per lui, e noi siamo una squadra, io sono vicino a lui, e sicuramente ne parleremo, ma sono errori che commettiamo tutti e non deve accadere più. Grazie. Un esordio in questa stagione macchiato certamente dal risultato per te. Certo, no, non sono felice perché per il risultato di oggi, ma un po' sì per il ritorno in campo da tanto tempo, veramente mi ha fatto bene. La partita è cambiata più per l'espulsione di Barrientos o per il gol in fuori gioco del Sherau? Secondo me per il loro gol, perché mi sa che non era giusto il gol, perché se noi continuavamo 1-0, magari con uno in meno possiamo difendere lo stesso e qualcuna contra potevamo fare qualcun altro gol. Quel gol ha cambiato un po' la partita perché hanno fatto l'altro gol di seguito e si è messo tanto complicata la partita, perché con uno in meno, con un gol sotto è difficile. Senti, ma ci avevate creduto dopo l'espulsione di Boateng nei minuti finali? Noi abbiamo creduto fino alla fine, quando eravamo 11 contro 10, 10 contro 10. Solo che era difficile perché loro avevano bene il possesso palla. Era difficile recuperare, ma abbiamo fatto tutto fino alla fine. Ecco, dopo questa espulsione ti aspetti magari maggior spazio? Quello è lo che cerco sempre, mi alleno pensando quello, no? Di cercare un posto in questa squadra che lo so che non è facile, siamo tanti giocatori, ma tanti bravi, ma lo so che non è facile. Questa squadra gioca la stessa dell'anno scorso e ripeto, non è facile, però allenandomi in settimana al massimo cerco di prendere un po' di continuità. Che è suscitata dentro al momento dell'ingresso in campo, magari come è stato, visto che è un esordio, no? Sì, ripeto, un po' felice, ma non del tutto, perché stavamo perdendo la partita, ma ho pensato tanto alla mia famiglia, alla mia moglie, che nei momenti brutti sempre hanno stato insieme a me, e grazie a loro oggi sono 100%. Tanta delusione, chiaramente ci avevi creduto dopo il tuo gol, ti sei sbloccato in questo davvero, ma non è servito. Eh sì, ho sbloccato le marcature mie, perché quest'anno ancora non avevo segnato, mi mancava il gol, ho fatto un bel gol, sono contento, stavo bene fisicamente, però poi sono deluso perché perdere in questo modo
dove in 2 minuti non ci siamo accorti di niente, cioè in 2 minuti si è capovolta la partita e non abbiamo capito nulla, in più con l'espulsione, quindi 3 episodi in 5 minuti che hanno cambiato totalmente l'umore, la psiche di una squadra e quindi anche le gambe, perché le gambe sono supportate anche dalla testa e noi lì abbiamo ceduto perché abbiamo saputo che era un fuorigioco di 1 metro, ci eravamo arrabbiati per questo, l'espulsione anche, una serie di cose che ha purtroppo condizionato la partita. Ma ci racconti proprio l'episodio del gol del pareggio, perché siete andati immediatamente a protestare, evidentemente avete avuto subito l'impressione che fosse un fuorigioco. Sì, al campo era evidente, perché io sono andato, lui l'ha preso con la punta e Sharawi l'ho visto 1 metro davanti a me, quindi era impossibile non vedere un fuorigioco del genere, non so in quell'occasione il guardalinee cosa stava guardando, ma non l'ha guardato, quindi è andata, non è che possiamo ormai rifare la partita. Ormai è andata così, Catania paga ancora una svista, e noi confidiamo nella buona fede, non siamo di quelli che dicono che c'è sudditanza o cattiva fede, no. Io credo nella buona fede, credo che ognuno voglia fare bene il proprio lavoro, ma deve lavorare un po' di più forse, perché quando uno poi sbaglia sempre significa che c'è qualcosa che non va nel lavoro settimanale. Però Nicola, tu hai giocato anche nel Milan e nella Juventus, vedi effettivamente queste disparità di trattamento, questa sorta di condizionamento psicologico magari da parte dell'arbitro? A volte ci può essere nei giocatori, che magari qualcuno può dire qualcosa in più e l'arbitro fa finta di niente, magari uno giovane te lo ammonisce subito, lì sì, lì ho visto qualcosa del genere, ma il resto no, sulle decisioni importanti non credo proprio, perché poi come succederà domani parleranno male di nuovo di Orsato, perché ha sbagliato la partita e poi magari sarà retrocesso in B, e quindi nessuno di loro credo che voglia fare brutte figure, per lavoro durante la settimana per fare bene, e se poi ci sono questi errori è perché c'è qualcosa che non quadra, perché sono troppi, e poi troppo evidenti secondo me, quindi o è un cattivo posizionamento da parte dei guardalinee che non riescono a vedere quando parte la palla e la linea della difesa, o non lo so, devono pensarci loro, che loro lavorano per questo, vengono pagati per questo e quindi... Ti chiedo anche dell'espulsione di Barrientos, secondo me è un errore suo oppure effettivamente è stato troppo severo l'arbitro? No, errore suo sicuramente, non deve cascare in quello, ma anche l'arbitro secondo me è cascato un po' nella provocazione di Nocerino, cioè nel senso che lui aspettava, ha capito che Barrientos gli veniva addosso con la palla al piede ferma e lui si è fatto proprio scalciare, poi ha fatto la scenata giù e l'arbitro ci è cascato, secondo me, questo è il mio parere, poteva sorvolare visto che sapeva che era ammonito, cambiare una partita così è inutile che poi mi cacci fuori Boateng all'83esimo sul 3-1, cioè, non mi serve, cioè, nel senso prendi una decisione importante in quel momento della partita, perché in quel momento tu cambi gli equilibri. Allora lì che dove non era un fallo di quelli clamorosi a gamba tesa, ha cercato di prendere il pallone, lui ha tolto il pallone e ha preso il piede, quindi poteva anche lì chiudere un occhio, però lì in quell'occasione Barrientos ha fatto l'errore più grande. La tua ex squadra, la Juve, domani il derby col Torino abbia sicuramente un vantaggio troppo forte, o ritieni la squadra Granata un ostacolo per la tua ex squadra? Vince la Juve, sicuro. Sì. Mi dai anche il risultato? 3-1. Va bene, lo scrivo. Ok.